Ho tanta paura perché lui sa dove sto. Una volta ha tentato di entrare dal terrazzo perché sto al primo piano. Lo aveva detto e ripetuto che si sarebbe vendicato sulle sue due ex che lo avevano denunciato per stupro. Due donne di 43 e 49 anni che dallo scorso 15 novembre hanno vissuto giorni di terrore dopo che Federico Marcelli, 49 anni, ha rotto il braccialetto elettronico ed è fuggito in auto dalla provincia di Pesaro, dove era agli arresti domiciliari, rendendosi latitante. Fino a domenica scorsa, quando i carabinieri lo hanno catturato e arrestato nelle campagne intorno a Gubbio. Non era all'estero come si ipotizzava, ma non lontano dalla provincia di Pesaro, nascosto in un casolare isolato tra i monti. L'unica misura che potevano soddisfare le esigenze cautelari era la custodia in carcere. Per questo soggetto, per questo tipo di pericolosità, non potevano esserci altre misure che potevano in un qualche modo essere sufficienti. Sono stata maltrattata, violentata, picchiata da un uomo che all'inizio si è fatto vedere come un principe e alla fine ho scoperto un mostro. Marcelli, per quelle violenze, è stato condannato ad una pena cumulativa di 10 anni e 4 mesi. Una di queste già definitiva e un'altra confermata in appello. Ci sarebbe poi una terza vittima per lesioni, per cui deve ancora iniziare il processo. Poi sono dei messaggi dove mi minacciava. Se io lo denuncio, mi seppellisce viva. In continuo. I carabinieri, dopo la fuga di Marcelli, avevano stretto un cordone di protezione intorno alle due vittime, una delle quali, mamma di un bambino avuto dal suo aguzzino, è ancora ospite di una casa protetta. Ha sfidato in più occasioni le autorità o comunque le forze dell'ordine perché addirittura ha scoperto l'indirizzo della casa rifugio in passato di una delle mie assistite e si è presentato proprio nella casa protetta. La fine di un incubo e il pianto libellatorio delle due donne, non appena appresa la notizia della cattura di Marcelli. Finalmente libere di uscire di casa e andare a lavorare, portare i figli a scuola, senza paura. Ma la legale si augura anche che vengano individuati gli eventuali favoreggiatori. Marcelli non può aver fatto tutto da solo, restando latitante per quasi un mese. E si chiede come sia stato possibile per Marcelli liberarsi di un braccialetto elettronico, rompendolo e facendolo sparire.